Allora, quindi tornando all'esercizio dell'usuraio che abbiamo visto poc'anzi, quello che mi preme adesso di introdurre è che la soluzione a quel determinato problema non si sarebbe potuta trovare se noi non ci fossimo impegnati a pensare in maniera diversa. Quindi di fatto a mettere in atto il nostro motore di riserva, che è appunto il pensiero laterale. Allora, un pensiero laterale che ci spinge ad avere, a utilizzare quella che è la creatività. Allora, parliamo di creatività e pensiero laterale e lo definiamo come la ricerca di una soluzione ai problemi attraverso metodologie che non sono ortodosse, che non sono quelle comuni che noi utilizziamo per affrontare, per cercare la soluzione a questi problemi e che apparentemente sembrano illogiche. Di fatto non sono illogiche, seguono semplicemente una logica diversa, perché abbiamo detto che il nostro cervello come prima cosa è abituato a ragionare così, con la logica verticale. Però utilizzare la creatività significa trovare una logica diversa attraverso cui giungere allo stesso tipo di soluzione. Quindi sembra illogico, ma di fatto segue un'altra logica. Però è comunque una forma di pensiero strutturata e strutturabile, per cui noi una volta che abbiamo imparato a utilizzare il nostro pensiero creativo siamo in grado di approcciare a delle soluzioni che sono sempre applicabili e quindi possono essere applicate in maniera strutturata, in maniera precisa e sistematica. L'obiettivo è quello di pensare che la creatività ci può consentire di trovare un uso alternativo a qualcosa che abbiamo sempre utilizzato in un determinato modo. E a questo punto vi faccio una domanda, e cioè immaginate di trovarvi in una situazione tale per cui voi avete in mano una bottiglia di birra o comunque una bottiglia con il tappo a corona. Non avete però l'apribottiglie. Dovete, quindi obiettivo, quindi contesto, avete una bottiglia con un tappo a corona, che sia di acqua, di birra, di gazzosa, quello che è. Avete l'obiettivo di aprire la bottiglia, ma non avete l'apribottiglie. Come fate? Abbiamo il classico insegnamento di film, la metti sul vicino tipo a un tavolo o a un banco, okay. E con la mano... Ok, c'è il banco? Non c'è. Non si sa? Quindi no. Se non c'è allora... Perché non sappiamo se c'è, l'unica descrizione del contesto è che siete in una situazione in cui non avete l'apribottiglie. Non sai se c'è un tavolo, uno spigolo, qualcosa, quindi potrebbe essere, ma non è una soluzione in questo caso ottima perché ti manca una parte di informazione. Quindi trovami la soluzione tenuto conto dell'informazione che hai. Cerchiamo di procurarci l'apribottiglie. Ok, e se tu fossi in un posto assolutamente deserto dove non è possibile procurarti la apribottiglie? Niente, o devo sforzarmi in qualche modo, non so, forse ho la mano. Mm. La sete deve essere proprio tanta. Ok, oppure? La agiti e magari con la pressione. Dopo un po' ti aiuta anche la pressione e la stacca. Mi piacerebbe vedervi, farvi fare questi esperimenti e poi registrarvi e mettervi su YouTube. No, non sia, il tappo corona è fatto apposta. Se no sai quante birre si stapperebbero mentre trasporta. No, ma l'agile è comunque forzata, non solo agitata. Agitata è forzata. Ti spacchi le dita. Ti spacchi le dita. Ma è così per terra? Ma in quel caso si rompe la bottiglia. Così, però è di vero, quindi si rompe. Ok, allora io che cosa ho detto? Attenzione, ho detto la situazione che voi avete questa bottiglia con il tappo a corona e la dovete aprire. Se io la prendo e la butto per terra, l'ho aperta. Cioè sì, ma non la bevi, ma chi aveva detto che dovevate berla? Il tappo a corona è quello che si apre con l'apribottiglie, sì, quello che si deve fare forza, tipo il principio della leva. Quindi c'è quello. Attenzione, se io la prendo e la butto per terra, l'ho aperta? Aspetta. Quindi l'obiettivo, attenzione alla semplificazione inconscia, io normalmente le bottiglie con tappo a corona le apro per bere. Sì, però siccome esistono, non so se avete presente quando si fa la salsa di pomodoro fatta in casa,
che poi si mette nelle bottiglie col tappo a corona. Quindi quando io apro quella bottiglia, io vi ho detto una bottiglia come volete, l'importante è che, quindi non vi ho detto neanche che liquido, ho fatto degli esempi, ci può essere acqua, gasosa, quello che volete, ho detto. Se c'era il sugo di pomodoro, voi non la private per berlo, la private probabilmente per metterlo in pentola. Quindi attenzione alla semplificazione, che bottiglia con tappa a corona con liquido dentro, quindi la devo aprire per berla. Siccome io ho detto che la devo aprire, se la prendo e la butto per terra, l'ho aperta. Sì, ma l'hai spaccata. Ma per me è un modo per aprirla, ok? Il liquido lo perdo. Sì, ma ribadisco e ripeto, non ho chiesto come faccio per poter bere il liquido. Quindi era se la risposta, cioè se nel quesito ci fosse stato come faccio ad aprirla per poterne usare il contenuto, quindi a questo punto vale anche per il pomodoro, per usarne il contenuto, allora la risposta doveva essere: trovo qualunque strumento che mi consenta di fare l'effetto leva. Ci sono persone che ho visto aprire con l'accendino, con le forchette, addirittura con un pezzo di carta. Si fa tutto un pezzo di carta 4, si fanno tutte delle pieghe come quando si fanno i ventaglietti da piccoli, poi si ripiega ulteriormente, siccome diventa più rigido si fa così e si apre la bottiglia. Io l'ho visto fare da un noto alcolista, però comunque ho visto con i miei occhi che si apre anche con un pezzo di carta, per esempio, ok? Allora, se il quesito fosse stato come faccio ad aprirla per poter utilizzare il contenuto, trovo una qualunque cosa che mi consenta di fare la leva per poter sollevare il tappo. Ma siccome la domanda era come faccio ad aprirla e basta, senza specificare che ci devo fare, se io la prendo, la spacco, sicuramente l'ho aperta. Quindi questo, se vedete qualcuno che per strada prende, apre, butta la bottiglia piena e la rompe, voleva, forse stava provando la mia teoria, cioè il fatto che comunque buttandola per terra si apre. Ok? Questo per dirvi che sembra illogico, ma segue un'altra logica, cioè guarda il problema da un altro punto di vista. Quindi quando noi andiamo a definire quello che è il contesto dove mi trovo, andiamo a definire anche l'obiettivo. Sull'obiettivo dobbiamo essere più precisi possibile, perché dire la devo aprire e dire la devo aprire per bere sono due cose molto diverse, perché implica che devo trovare una soluzione diversa in quella determinata situazione. Quindi la situazione è la stessa, ma cambiando l'obiettivo cambia il problema, ok? Allora, tornando quindi alla differenza tra pensiero laterale e pensiero verticale, avevamo già detto che il pensiero verticale è quel pensiero logico, selettivo, sequenziale, che fa selezionando un'idea e concatenandola con un'altra in maniera logica e in sequenza. Invece il pensiero laterale viene definito un pensiero generativo, cioè che genera nuove idee, nuovi concetti, trova soluzioni alternative, e quindi di fatto è un tipo di pensiero che è esplorativo, è quello che normalmente viene utilizzato quando si dice in lingua inglese il brainstorming, cioè quando si parla di qualche cosa dicendo le prime cose che ci vengono in mente. Allora, in questo modo, di fatto, cosa si fa? Si dà possibilità di generare e sviluppare le idee. È molto utilizzato, per esempio, in pubblicità, quando uno deve, rispetto a un determinato prodotto, trovare uno slogan o comunque un'immagine che possa essere adatto a evidenziare il prodotto, per cui si parte da alcune caratteristiche del prodotto e su quelle si ragiona scrivendo le prime cose che vengono in mente. Poi quelle che non piacciono si cassano, rimangono solo quelle più belle e si fanno una serie di elaborazioni. Quindi, di fatto, si utilizza che cosa? Un pensiero laterale, un pensiero creativo che ci consente di individuare qualche aspetto che alla prima vista rispetto a un determinato prodotto diciamo non ci viene in mente, e questo è l'elemento della pubblicità, e quindi utilizza proprio un aspetto creativo. Quindi infatti si chiamano quelli che normalmente si occupano di pubblicità, si chiamano i creativi, quindi una parte per il tutto in realtà in questo caso, quindi si chiamano i creativi proprio perché lavorano utilizzando questo principio, cioè di creazione e di generazione di nuove idee. Altro piccolo esercizietto per vedere quelle che sono le nostre semplificazioni. Allora, io qui ho due figure, una prima figura rotondeggiante e una seconda figura un po' tutta spigolosa, sembra quasi una stella spiaccicata. Allora, queste due figure hanno due nomi, una si chiama Takete e una si chiama Maluma. Chiedo a voi, secondo voi, qual è Takete e qual è Maluma? Takete è quella di sotto, Maluma di mezzo. Takete questa, Maluma questa. Associazione con i suoni, in base ai suoi Takete sembra
sembra più vigoroso, ma secondo te? Per me è diverso. Questo secondo te è il primo? Ma non è questo. Ok, anche perché se... zitto un po'. Questi suoni sembrano... T'ho detto zitto, ancora chiaro. Dimmi, scusa. No, pensavo, dicevo, quasi alle... Oi, sto parlando con lei. So che la vocetta bassina, però stava rispondendo lei. Allora, poi tagli un po' questa cosa qua. Grazie, dimmi. Allora, per te Maluma è questa... scusa, Tagliate è questa e Maluma è questa. Perché? Non so, forse è istinto. Non ho una motivazione precisa, però istinto mi viene così. Ok, dimmi tu adesso. No, io con lettere, la E, Tagliate mi fa venire in mente quella sotto. E Maluma quella su perché è più... Maluma, non lo so, da un suono diverso, perciò dico il contrario. Ma tu sei veramente da farti vedere, io te lo dico, cioè non sono bravo perché... Allora, il 90% delle persone associa Maluma alla prima e Tagliate alla seconda, proprio perché non avendo altri elementi su cui fare una distinzione, ci facciamo... dovevo trovare un livello da cui partire, no? Allora, non avendo informazioni, Maluma, che è un suono tondo, come diceva lui, e Tagliate, che ha le non le ma le K, allora in genere le persone dicono Maluma e Tagliate. Ora, di fatto, chi se ne frega, nel senso che potrebbero essere anche Tagliate e Maluma, ok? Quindi non è chi di voi ha indovinato, è vedere come... Ci si arriva. Allora, anche dire siccome Maluma mi fa pensare al tondeggiante e Tagliate a quell'altro, dico il contrario, va bene, però sei partito comunque da un punto di riferimento, ok? Quindi ci dobbiamo dare un criterio di partenza, spesso e volentieri ci dobbiamo agganciare a quello che abbiamo a disposizione. Allora, in questo caso era il suono. Ripeto, il 90% delle persone dice che Maluma è tutto tondeggiante e Tagliate è questo sotto, la stella spiaccicata, ok? Magari io avendo detto stella spiaccicata, a te è venuto in mente la stella, qualcosa di positivo, e quindi Maluma, siccome suono più dolce, ti ha fatto pensare alla stella. Non lo so, ti ho detto tutto istinto. Probabilmente ma, è quello. Ma Maluma secondo me assomiglia un po' a Luna. A Luna, quindi Luna, Luna stelle. Stella è una Luna piena, mi ricorda sembrava una Sì, voglio dire, però vedete che è comunque basato su qualcosa di soggettivo, perché non avevate altri elementi. La seconda sembra una persona spiaccicata. Quindi di fatto succede questo, che spesso quando siamo chiamati a dover risolvere delle situazioni ci dobbiamo aggrappare a qualche cosa che conosciamo. In realtà la risposta corretta era più semplice ancora ed era boh. Nessuno mai risponde boh. Tentiamo tutti di dargli, se l'hanno chiamato, cavolo, mi c'è scritto il nome sulla slide, hanno chiamato Tagliate e Maluma, uno dei due sarà Tagliate e uno dei due sarà Maluma, quindi io... Che ragiono, e invece no, la risposta normale in questo caso era semplice, che ne so, chi li conosce, chi li ha mai visti, boh, ok? Però invece ci facciamo influenzare dal nostro pensiero, quindi attenzione, perché comunque, quindi, corretto l'approccio, mi viene da pensare così, quindi dico il contrario, e ci può stare, però per essere corretti, per fare un'analisi corretta dovrebbe dire, mi viene da pensare così, e allora non dico il contrario, ma se ragiono al contrario è comunque possibile la soluzione? Sì, perché potrebbero chiamarsi in un altro modo, quindi la risposta è indifferente. Allora il ragionamento è corretto, ok? Quindi va bene il fatto di dire penso al contrario, però non dico il contrario, quindi prendo la decisione contraria, perché quello ti porta a escludere tutta una serie di ipotesi. Invece dire istintivamente lo direi così, ma se forzassi un istinto e ragionassi al contrario, come verrebbe? Verrebbe bene? Sarebbe plausibile? Sì. E allora la risposta è indifferente. Ok? Allora così abbiamo fatto un'analisi completa. Questa è una parte delle illusioni, quindi è vero che era suono e forma, e fa parte anche delle appunto semplificazioni inconsce, quelle che sono le illusioni percettive. Allora questa è famosissima, è Kita Koa, che è un pittore, che disegna questi quadri. Se voi li guardate, fissate il centro delle, diciamo, di questo, si muovono. Ora vi assicuro che la slide è ferma, però è un'illusione percettiva, nel senso che i colori e le forme sono messi in maniera tale che il nostro occhio lì deve fare una, diciamo, per focalizzarsi deve fare un continuo movimento di adattamento, per cui ci lo fa vedere come se si muovesse. Quindi è un'illusione ottica,
ce ne sono infinite di questo tipo. Quindi è un'illusione ottica, per cui per dire che attenzione, anche la cosa che ci sembra più logica, anche la cosa che ci sembra più naturale perché la vediamo, potrebbe essere un'illusione. Ok, adesso andiamo un po' più su, mettiamoci un po' di più. Allora, immaginate di avere a disposizione questi fiammiferi, ok? Questi fiammiferi sono disposti in questo modo, numeri romani, per cui 11 più 1 uguale 10. Allora, matematicamente 11 più 1 uguale 10 è sbagliato. Però io vi dico che c'è un modo per far sì che questa, diciamo, questa uguaglianza sia rispettata, quindi che il risultato sia vero. Senza toccarli, quindi se, immaginate di averli su un tavolo senza poterli toccare, è possibile fare in modo che effettivamente questa addizione dia un risultato corretto. Vedete la rovescia. 10 uguale 1 più 9. Sì, lo vedi dalla rovescia. Quindi se tu stai guardando per così, è sufficiente girare e guardarlo dall'altra parte. E quindi parti da qua. Uguale 1 più 9. Bravo. Due file di pedine, una in orizzontale e una in verticale. Se ci fate caso, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedine. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Allora, io adesso vi chiedo di muovere una sola pedina, quindi ne potete muovere solo una, per fare in modo di ottenere sempre due righe, quindi disposte sempre su due righe, una verticale e una orizzontale, però di avere 6 pedine su ciascuna riga. Quante pedine sono? Sono 11, non sono 12. Sei sicuro che sono 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo attenzione che la conti due volte, eh? Ok, quindi sono 10. Sono 10 e sono disposte da una fila di 5 su una fila di 5 su una fila di 6. Adesso io vi chiedo, ne avete 10? Disponetemene 6 per 6. Sono l'ultima. E dove la metti? Se la togli ti viene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No. Quindi io voglio 6 per 6. Quindi l'ultima la sposti e dove la metti? Là dove? Qua? Qua. Allora questa sta qua. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Abbiamo solo invertito. E la torre gli viene 5 per 5. Noi vogliamo 6 per 6. Solo una pedina si può spostare, giusto? Solo una. Mettere ad esempio la centrale tutta a sinistra? Questa? Sì. Di qua? Sinistra mia? Sì. Cioè qui dove sto io? Quindi questa la metti di qua, viene 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Vede giocare a dama? No. Non avete mai visto nessuno che gioca a dama? Non sapete quali sono i principi della dama? Sì. Ok. Però ci si può arrivare anche senza saper giocare a dama. Centro, così la conto due volte, per cui viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perché ogni volta questi numeri qua le risposte sono sempre, cioè, sempre? Sono strane, nel senso è sempre una soluzione che uno non ci ha mai a pensare, cioè sembra quasi stupida la vita uno. Ah, ma questa invece... più che altro perché era
bidimensionale, non andavo a immaginare che potesse essere tridimensionale. Ma io ho detto la dama, tra l'altro prima ho detto quante sono, torno un attimo indietro, prima ho detto quante sono, 11, ho detto attenzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la conti due volte, 9, 10, 11, questa l'hai contata due volte, sono 10, quindi però un'informazione che in quel caso voi non sembrava utile e l'avete rimossa. Quindi anche non sapendo giocare a dama, per dire, dama poi uno di solito pensa, siccome la dama poi la pedina normale poi mette là sopra e diventa dama, quindi uno, ok, però anche non sapendo giocare a dama, il ragionamento della tridimensionalità, del fatto che appunto dove posso contarla due volte, la posso contare solo nell'incrocio e quindi così si moltiplicano per contarla due volte, perché altrimenti, quindi la soluzione era già suggerita nella partenza, però noi non la prendiamo in considerazione. Poi quando ce la spiego dice vabbè, ma era quasi banale, ti senti pure frustrato perché dice porca miseria, ma è possibile che non la vedo? Proprio perché non siamo allenati a percepire tutti gli elementi del problema, anche quelli che ci sembrano sciocchi. Se voi avete mai visto telefilm gialli o comunque letto libri gialli, Sherlock Holmes eccetera, la cosa carina di questi investigatori è che notano delle cose che la maggior parte delle persone non noterebbe. Allora diceva, vabbè sì, ma lui ha un talento, è vero, ci sono persone che nascono talentuose da questo punto di vista, però è anche vero che si impara, ci si allena, perché l'emisfero laterale ce l'abbiamo tutti, l'emisfero destro, il pensiero laterale ce l'abbiamo tutti, bisogna solo fare un po' di esercizio, ok? Quindi come si fa a avere, diciamo, a sviluppare il talento creativo? Allora, sicuramente lavorando su la fluidità di pensiero, la flessibilità, l'originalità e sulla capacità di elaborazione. Allora, vi faccio fare un altro esercizietto. Allora, intanto facciamo questo tipo di esercizio, ed è questo. Forse qualcuno lo conosce perché è abbastanza famoso, però intanto ragioniamo su questo. Allora, 1, 2, 3... Allora, abbiamo 9 punti, 9 palline, 9, sì, pontini, palline. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo di unire questi punti e in modo che, innanzitutto, farlo senza staccare mai la penna dal foglio. E poi, seconda cosa, fare in modo che su ciascun punto passi uno. È un solo segmento, un solo trattino di penna, quindi vengano toccati una sola volta. Però c'è un altro vincolo, che in totale i trattini che devono unire questi punti devono essere 4, quindi io con 4 linee, con 4 tratti, devo unire tutti i 9 punti in maniera che su ciascun punto il tratto passi una volta sola e farlo senza staccare mai la penna dal foglio. Posso provare? Vai. Quante volte passa? Quando parto da qua. Ok, lo rifaccio con il nero. Dovrebbe partire da qua. 1, 2, 3 e 4. Attenzione che normalmente che cosa ci viene da fare? Che se noi abbiamo questi punti posizionati così, ci fanno pensare a un quadrato, quindi tendiamo ad unirli tenendo conto di come sono posizionati i punti, ma non abbiamo nessun vincolo di uscire dal quadrato, ok? L'unico modo per uscirci è proprio uscire. Molti fanno così, tentano di fare una cosa tipo così, poi così, poi così, ecco, in genere fanno così, però sarebbe giusto se non fosse 1, 2, 3, 4 e 5.
Quindi significa che per risolverlo rimanendo nella visione ancorata di non uscire da quel perimetro ci vogliono almeno 5 segmenti. Per farlo con 4 bisogna uscire dallo schema, quindi cercare di vedere qualcosa in maniera, diciamo, differente. Ok? Quindi senza guardare i 3 minuti, il tempo, eccetera, però ditemi le utilizzazioni che voi potreste fare a pneumatici usati. Quindi avete dei pneumatici usati, quindi sale dal gommista, non lo so dove siete, comunque trovate degli pneumatici usati. Bene, che cosa ci potreste fare con un uso alternativo? Venderli non è un uso alternativo. Io vendo uno pneumatico che è uno pneumatico e non è un uso alternativo. L'altalena, poi? La camera d'aria che faccio una ciambella, non so. Poi? Usarli come l'addestramento, quello che sono in Italia, per una serie. Ok, poi? Una specie di diciamo rettino, però spiccato, una specie di gommone, penso per stare vicino al mare. Vabbè, qual è la ciambella? Poi? Si può usare come specie, come non so, un vaso, un isolante, metterci in un vaso con dell'acqua e usarlo come piscina. Ok. Ci si potrebbe fare dentro, cioè noi solo mettiamo un angoletto, ci metti della terra dentro e dietro e ci fai dentro di una specie di presepe per Natale. Oppure ci metti dentro, che sono una cornice alternativa, una cornice particolare. E metti una serie di incolli e ci fai una specie di cuccia per cani, non lo so. Allora, in Brasile riciclano gli pneumatici e ci fanno l'infradito. Quindi faccio notare che tutti gli usi alternativi di cui le signorine si sono astenute da trovare usi alternativi hanno considerato sempre lo pneumatico tutto come un'unica entità, senza considerare appunto si poteva tagliare, dipingere, fare, quindi ok. Però sicuramente un certo tipo di, diciamo, di flessibilità. Ok, perché questo esercizio? Perché più cose alternative troviamo e più misuriamo quella che è la nostra flessibilità di pensiero, cioè di pensare cose diverse. Per esempio, menzionare tutti gli oggetti tondi che vi vengono in mente. Se uno comincia a dire arancia, mela, melone, cioè in realtà sì, è vero che è molto rapido, quindi è molto flessibile, ma è poco originale perché è entrato in una categoria che è quella della frutta. Diverso è dire il mondo, la luna, il melone, un anello, la palla, il bulbo oculare. Allora in questo caso si riesce a essere anche non solo flessibili ma anche originali, quindi tornando a quello di prima. Quindi come si sviluppa la creatività? Cercando di essere flessibili, quindi di pensare a più cose e di essere anche però originali. Quindi cose che non ci consentono di andare tutti quanti sulla stessa categoria. Un altro esercizio diceva citare il maggior numero di parole possibili che finiscono in zione. Allora se noi però sottrazione, addizione e moltiplicazione. Sì, flessibili, ma non siamo mica originali, siamo entrati nel tour della matematica, ok? Immaginazione, ok, ce n'è tantissime, l'italiano è pieno di parole che finiscono per azione. Più spaziamo nella gamma di categorie, più riusciamo a essere flessibili e originali. Quindi per sviluppare il pensiero creativo è sufficiente fare questi sciocchi esercizi di pensare a qualche cosa in un uso alternativo il più distante possibile tra gli altri, oppure pensare a delle cose simili che possono appartenere a categorie diverse.